Buon pomeriggio, Corona Stampa. Tutto avrei immaginato, tranne che ritrovarmi a fare un video contro l'ordine dei medici di Bologna. E quando dico che lo faccio con il cuore che piange, chi mi conosce sa perché lo sto dicendo. Tuttavia, facciamo una breve, apriamo e chiudiamo una breve parentesi perché è stato pubblicato oggi, almeno io l'ho letto oggi, che la società Merck abbandona la strada del vaccino e sostiene che sia più efficace contrarre il virus e guarire. Leggo: i vaccini generano una risposta inferiore del sistema immunitario rispetto al virus. Il produttore di vaccini Merck ha abbandonato lo sviluppo di due vaccini contro il coronavirus, affermando che dopo approfondite ricerche si è concluso che le iniezioni offrivano meno protezione rispetto alla semplice contrazione del virus stesso e allo sviluppo di anticorpi. L'azienda ha annunciato che i due vaccini, che erano ben tollerati dai pazienti sottoposti al test, hanno generato una risposta del sistema immunitario inferiore rispetto all'infezione naturale, cioè quella originaria presa normalmente dal virus, e la società ha dichiarato che si concentrerà sulla ricerca di farmaci terapeutici. I farmaci mirano a proteggere i pazienti dai danni di una risposta immunitaria iperattiva al virus, perché, come ho detto già dall'anno scorso, sono due le componenti che determinano la morte dei pazienti: una è l'infezione virale e l'altra è la risposta disregolata del sistema immunitario, fenomeno che peraltro avviene anche in corso di altre infezioni non virali o anche virali, ma non da coronavirus, ed è appunto questa disregolata risposta del sistema immunitario, questa iperreazione infiammatoria, la cascata citochimica, che porta al danno d'organo e alla morte. I risultati provvisori di uno studio di fase 3 hanno mostrato una riduzione superiore al 50% del rischio di morte o insufficienza respiratoria nei pazienti ospedalizzati con Covid-19 da moderato a grave, ha dichiarato la società Merck, che riceverà 356 milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti per accelerare la produzione dei potenziali trattamenti nell'ambito dell'operazione Warp Speed, che non so cosa sia, ma fa poca differenza. Non vado avanti perché non importa. Abbiamo la società Merck che rinuncia alla via del vaccino, sostenendo che vuole trovare dei farmaci che siano curativi contro questo tipo di infezione. Questo è quanto. Ora, anche un bambino capisce che nel mondo scientifico c'è dibattito. Ma quelli che veramente non l'hanno ancora capito, che si ostinano con un'ottusità che secondo me non ha precedenti, sono appunto i medici. E allora leggiamo quello che oggi ha pubblicato Repubblica, Repubblica Bologna. Mi sono presa una notte per dormirci su. Perché ieri, quando ho replicato a Bassetti, sapevo che aveva ripreso le dichiarazioni dell'Ordine dei Medici di Bologna, ma mi ero presa una notte per dormirci su e mi ero presa anche una mattina per rifletterci ancora un po'. Ordine di Bologna: sanzioni contro i medici Novax. Si valutano provvedimenti disciplinari a carico di chi si esprime a sfavore. L'Ordine dei Medici di Bologna valuterà provvedimenti disciplinari nei confronti dei colleghi che si esprimeranno pubblicamente contro la vaccinazione anti-Covid. Non sarebbe deontologicamente corretto, deontologicamente, e né rispettoso delle vittime da Covid-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochi medici provenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcuna evidenza e basate solo su notizie non verificate o, peggio ancora, artatamente interpretate. Si legge in un documento redatto dalla Commissione Vaccini dell'Ordine e condiviso da varie personalità della sanità bolognese, di cui possiamo tranquillamente fregarci delle varie personalità, ok? Il documento, al momento, l'adesione dei medici bolognesi, ha spiegato in conferenza stampa il presidente Bagnoli, è molto elevata e noi ne siamo tutti felici. Per cui stiamo ragionando su una parte molto limitata di medici che hanno dubbi sulla vaccinazione.
Il documento è un segno di compattezza dei medici, di compattezza o di intimidazione, Bagnoli, perché c'è differenza. E serve a fare capire che chi non condivide deve provare, deve portare prove. Non c'è inversione dell'onere della prova in questo argomento e in questo settore. Lo sapete che cos'è l'onere della prova? Onere della prova. Non lo sapete che cos'è l'onere della prova? Perché se sapeste che cos'è l'onere della prova, non scrivereste questa cosa, perché l'onere della prova è su di voi, non su di chi ha posto quesiti scientifici. Se qualcuno dice cose diverse dalla scienza, quale scienza? Deve supportare con prove, se no non lo può dire, e il nostro ordine prenderà in considerazione provvedimenti verso chi ha posizioni diverse da quello che dice la scienza. Bagnoli, devo respirare. La scienza dice che non esistono i dati sugli effetti a lungo termine. No, scusa Bagnoli, non lo dice la scienza, lo dice Pfizer, lo dice AIFA. Se vai sul sito di AIFA, alle FAQ, trovi che non si sanno queste cose. Per cui Bagnoli, di quale scienza stai parlando? 2. Non sapevo che il potere disciplinare servisse a orientare le coscienze. Non sapevo che i procedimenti disciplinari servissero per coartare la volontà dei medici. Scopro oggi, con disappunto, che a Bologna si ritiene che basta minacciare una sanzione disciplinare e sragionare sull'onere della prova per colpire quelle poche persone, che poi poche lo dite voi, che sono poche, che hanno dei dubbi, perché vedete nel 2021, come più o meno nell'Alto Medioevo o come più o meno nell'era dell'Inquisizione spagnola, se qualcuno diceva che una era una strega, si accendeva un bel falò e si risolvevano tanti problemi. Ma mi sono detta, saranno i giornalisti che come al solito non capiscono una fava di questi argomenti. Perché l'Ordine di Bologna non può avere detto queste cose. E così ho controllato sul sito e ho trovato alcune perle. Il vaccino anti-Covid, scrivono sul sito di Bologna, nelle sue diverse formulazioni, rappresenta oggi senza alcun dubbio un'arma importantissima nella lotta alla pandemia del SARS-CoV-2 e nella ricerca di un nuovo equilibrio sociale, economico e sanitario. Io non sapevo che i vaccini avessero tra le loro funzioni quello di ricercare un nuovo equilibrio sociale, economico e sanitario. Non lo sapevo. E ancora, questa priorità pone i medici e più in generale gli operatori sanitari in prima linea nella diretta sperimentazione del vaccino. Lo scrivono pure. Scrivono che i medici e gli operatori sanitari sono in prima linea nella sperimentazione del vaccino e contemporaneamente stressa il loro ruolo come alfieri della vaccinazione di fronte alla popolazione in generale. Ma di che state parlando a Bologna? Non sarebbe deontologicamente corretto né rispettoso delle vittime da Covid. Ah no, questo l'avevo già letto anche prima. Non vi ho letto tutto il panegirico sull'articolo 32 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 2, dove si vuole parlare della tutela alla salute come un diritto individuale, ma al contempo collettivo, praticamente sostenendo che la salute individuale, il bene individuale, deve cedere di fronte al bene collettivo, a un bene più alto che è quello della collettività. Peccato che per capire se effettivamente le cose stanno così, bisogna attendere i dati che ancora non ci sono.
E allora perché tirare fuori l'articolo 32 e l'articolo 2 della Costituzione se non lo si è capito? Perché vedete, per fare i giuristi, per fare gli avvocati, per fare i magistrati, si indossa la toga nera. Non è il camice bianco. Se il camice bianco è nero è perché è sporco, non diventa una toga, così, per magia. Il diritto si studia alla facoltà di giurisprudenza e servono 5 anni per diventare dottori magistrali in giurisprudenza. Ora voi quanti esami avete fatto a giurisprudenza? Zero? Si vede, si vede. Se non vi sono controindicazioni individuali, continuano, che risultano ad oggi, ad oggi, la vaccinazione deve essere effettuata. No, non deve. La vaccinazione può essere effettuata e in diritto la differenza tra dovere, tra deve essere fatta e può essere fatta è un abisso. Sapete, in giurisprudenza quelle cosine chiamate virgole, quelle letterine, che sono una E oppure una O, cambiano completamente il significato di una frase. È che noi medici siamo abituati a parlare così un po' un tanto al chilo. Non sappiamo che anche un verbo, a volte anche semplicemente per il modo in cui è usato, cambia completamente il senso di una frase, ma in diritto è così. In conclusione, io non lo so perché è toccato a me in questo momento, forse perché ho le due lauree, purtroppo, e vedo le due aberrazioni, vedo l'aberrazione medica e vedo l'aberrazione giuridica, per cui nessuno in Italia soffre più di me in questo momento, nessuno. E se voi aveste idea di quanto mi sento sola io, aveste la minima idea, ma non perché non c'è nessuno che mi dà una mano, per un altro motivo, che i medici non capiscono la parte giuridica e i giuristi non capiscono la parte medica. Ahimè, ma siamo ancora in tempo, siamo ancora in tempo. Fate un passo indietro. Ammettete di non padroneggiare gli strumenti del diritto, ammettete di non avere mai studiato il diritto pubblico e il diritto costituzionale e fate un passo indietro. Perché io non ci voglio entrare in questa guerra. Perché è una guerra senza senso, che non porta bene o qualcosa di buono a nessuno. Perderemo tutti in questa guerra, tutti. Ora, io la guerra l'ho vista, la guerra vera. Voi no, nemmeno questo avete visto. Vi assicuro che non conviene a nessuno porla su un piano giuridico. Perché la magistratura ha già detto al Consiglio di Stato che il Comitato Tecnico Scientifico non è riuscito a dare le prove nemmeno del fatto che le mascherine vanno messe ai bambini. Ora, voi pensate veramente di voler sostenere che avete le prove, perché le dovete avere voi le prove, che questo vaccino salverà l'umanità e a quale prezzo? O volete forse sostenere che non esistono effetti collaterali, che sappiamo i meccanismi, che il vaccino mRNA che nessuno ha mai utilizzato prima è noto? Pensateci, io vi sto tendendo la mano. Fate un passo indietro, calmiamoci tutti e vediamo di uscire da questa impasse in un modo pacifico. Vi ricordo anche che dopo la Corte Costituzionale e il casino che è successo a Bologna. Mi sarei aspettata, e voi sapete che vi ho appoggiato, un po' più di attenzione, un po' più di cautela, un po' più di rispetto per tutto ciò che non padroneggiate, cioè il diritto. E devo ammettere che mi sono sbagliata.